Ok, allora riprendiamo i lavori di questa giornata con la prima tavola rotonda, il cui titolo è Ruolo di istituzioni e ricerca per un approccio sistemico alla questione dello spreco alimentare. Abbiamo con noi degli ospiti davvero autorevoli e illustri. L'unico problema è che abbiamo anche due defezioni. Gianfranco Bologna, come il pianeta, si è fatto venire la febbre a 40, ha chiamato ieri sera e mi ha detto che il dottore gli aveva impedito di uscire di casa. Ci dispiace molto perché Gianfranco Bologna, non ha bisogno certo di presentazione, lo conoscete tutti, è il direttore scientifico del WWF Italia, ha dato un contributo mastodontico anche alla crescita del movimento ambientalista ed ecologico nazionale. In particolare negli ultimi anni, no, cercando di sviluppare questi concetti del planetary boundaries e via dicendo. Quindi è ci dispiace molto che non sia qui, come pure non è qui Andrea Segre, un altro monumento, no, delle attività di contrasto allo spreco alimentare in Italia. Oltre che aver contribuito in maniera significativa concettualmente alla questione di come affrontare e risolvere lo spreco alimentare, si è impegnato anche in maniera diretta costituendo delle start-up che sono diventate delle storie di successo poi copiate da decine e decine di altre iniziative di cui sicuramente abbiamo un patrimonio importante, che rappresentano anche dei casi di successo, delle storie e dei casi di studio da estendere, da diffondere, da conoscere, da comunicare. Detto questo, abbiamo quattro ospiti. Alla mia destra abbiamo l'amico Franco Andaloro, collega di ISPRA, abbiamo poi Andrea Calori, poi ovviamente Adanella Rossi e Davide Marino. Io ho due domande. Prima però di procedere, no, con queste due domande, inviterei 30 secondi ognuno di voi a fare una breve presentazione di se stesso. Quindi Franco, puoi iniziare tu? Sì, volentieri. Sono Franco Andaloro, sono un ricercatore dell'ISPRA, un ecologo marino. Mi occupo da molti anni di pesca e soprattutto di una visione olistica della pesca, cioè di tutto quello che interagisce tra la risorsa marina, il pescatore e la possibilità di creare un percorso sostenibile. Ci occupiamo di tutti gli impatti naturali e antropici sulle risorse e immaginiamo un mondo della pesca 2.0 moderno che abbia nel self-management l'aspetto principale. Grazie Franco. Andrea. Buongiorno a tutti, sono Andrea Calori, vengo da Milano, sono partner di un centro di ricerca indipendente che si chiama ESTA, Economia e Sostenibilità. Facciamo ricerche su diversi temi di economia sostenibile. Diciamo che nella vita io ho diviso in tre, no, le mie attività, un po' di ricerca, un po' di consulenza a istituzioni su temi di politiche di sviluppo, con approccio locale sostenibile, i temi della partecipazione e l'attivismo anche nei movimenti sociali legati appunto alle reti di produzione e consumo alternativa. Il frullato di queste cose ha portato, tra le altre cose, questa esperienza che sto conducendo della Food Policy di Milano, la prima esperienza di una politica alimentare per una città. Ok, grazie. Davide. Buongiorno a tutti, Davide Marino, sono un docente dell'Università di Molise, ma insegno anche qui a Roma e a corso di scienze agronomiche. Io sono un economista agrario e quindi mi occupo di cultura, di produzione agricola, di cibo e in particolare mi occupo di tutto quel mondo che sono gli alternative food networks, quindi tutte quelle forme alternative a quel fondo di bottiglia che molto opportunamente ci ha fatto vedere prima Giulio Vulcano e che domina in qualche modo il nostro sistema di produzione e distribuzione. Danella? Sì, buongiorno a tutti, sono Danella Rossi, sono ricercatrice al Dipartimento dell'Università di Pisa, al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali. Anch'io sono un economista agrario e ho lavorato molto in 15 anni
sociale nelle pratiche di produzione e consumo, quindi ho lavorato molto sulle esperienze che si sono sviluppate dal basso, quindi reticoli alternativi e sistemi alternativi attorno al cibo, sistemi ovviamente che si sono sviluppati per soddisfare, diciamo, esigenze di maggior sostenibilità sociale e ambientale. Grazie. Ok, allora il titolo della sessione ha due parole chiave, che sono istituzioni e ricerca. Quindi la prima domanda che vi rivolgo riguarda quella della ricerca. Mi sembra, insomma, però correggetemi se sbaglio, ditemi se non sono d'accordo, che di solito siamo soliti gettare la croce alle istituzioni perché sono sempre in ritardo rispetto ai processi conoscitivi, non ascoltano sufficientemente le indicazioni, i suggerimenti delle istituzioni di ricerca o delle organizzazioni non governative. In questo caso, cito solo per esempio l'emanazione della legge sullo spreco alimentare, mi sembra che la dimensione politica abbia in qualche modo anticipato le istituzioni, gli enti di ricerca, che su questo tema, questo insomma, faccio anche mea culpa, non ha saputo fornire in anticipo elementi conoscitivi, documenti, dati, informazioni sufficienti per guidare questo processo. A Daniela. Quindi la domanda è rispetto al ruolo di tutti e due? Sul ruolo della ricerca, se insomma, ha dei deficit, se è mancato in qualcosa, e quali sono anche le azioni prioritarie per sostenere questo contrasto allo spreco alimentare? Io vengo da un'esperienza forse fortunatamente forse diversa, no? Perché come dicevo ho avuto la fortuna per scelta personale di riportare la mia attenzione proprio su questi processi invece che venivano fuori dal basso, sono venuti fuori dal basso, che noi abbiamo interpretato come innovazione sociale importantissima, e che probabilmente rispondeva proprio a un bisogno, a una carenza di attenzione tanto del mondo delle istituzioni quanto del mondo della ricerca e quanto dei sistemi produttivi alimentari. E queste esperienze hanno, credo, veramente rivoluzionato molto, tantissimo, e in questo anzi mi congratulo nel rapporto, è un rapporto coraggioso che dà molto spazio a questo tipo di esperienze. Ecco, diciamo quello che nei nostri lavori di ricerca abbiamo alla fine cercato di valorizzare appieno è proprio la capacità invece di questi segmenti della società di ridefinire totalmente il rapporto con il cibo, con la produzione del cibo e il consumo del cibo. Io penso che come ricercatori siamo stati in grado proprio di cogliere l'essenza, cioè quello della ricostruzione del valore del cibo e dei sistemi produttivi che stanno sotto al cibo. Quindi sono stati ridefiniti, portati alla luce significati diversi, no? Riconoscendo il valore di tutti i passaggi, e come ricercatori abbiamo di volta in volta, lavorando sui sistemi produttivi oppure sui sistemi certamente tra filiere, insomma, oppure guardando gli atteggiamenti, le pratiche che si stavano sviluppando tra i consumatori, abbiamo rilevato siamo stati capaci, io credo, proprio di cogliere questa grande innovazione, cioè ridefinire il valore del cibo su tutta una serie di valori che erano totalmente disattesi e non considerati come importanti, no? Né forse dal mondo della ricerca, lo riconosco, né meno dalle istituzioni. Cioè parlare di valore delle risorse impiegate nei processi produttivi, cioè il valore della terra, il valore, qualcuno ha detto stamani, del benessere degli animali, il valore della dignità del lavoro impiegato in questi processi produttivi, il rispetto per la salute di chi questi prodotti poi deve consumare, il rispetto dell'ambiente in generale, abbiamo sentito parlare del grave problema dell'agrobiodiversità. Ecco, io penso la capacità della ricerca di cogliere questi processi, no, di cambiamento, di innovazione, sia fondamentale. Io penso di aver avuto la fortuna di essere stato in un gruppo che ha saputo lavorare su queste cose, però riconosco che forse non è stato per molto tempo così. Ecco, e l'altra cosa posso dire ancora? Come ricercatore questo ci ha portato a ridefinire totalmente anche il nostro approccio, no? Le metodologie e metodi di lavoro, perché per cogliere questi aspetti
Bisogna intanto, c'è una parola chiave qui che è uscita spesso, anche presente nel rapporto, è questa idea di un approccio sistemico. Che cosa vuol dire? Vuol dire avere la capacità di guardare a tutte le dimensioni che entrano in gioco, no? E non soltanto, come spesso si fa, guardare agli aspetti di, in questo caso, no? Di efficienza tecnica, organizzativa, per risolvere, stiamo parlando di spreco, no? I fallimenti di questo sistema agroalimentare. Ecco, invece guardare anche a tutte le altre dimensioni, la dimensione sociale, culturale, la dimensione proprio delle relazioni che intercorrono fra i soggetti che poi devono portare avanti i sistemi produttivi e che possono portare a modalità di rapportarsi completamente diversi a questi sistemi. Quindi un approccio sistemico. E l'altra cosa importante, cioè, che questo dicevo porta con sé anche una scelta di metodo, essere capaci di far dialogare, di affrontare questa materia così composita, facendo dialogare background diversi, discipline diverse, competenze diverse, no? Io non mi vergogno a dirlo, sono un economista agrario che però per tanto tempo sono stata, un po' presa in giro forse per l'approccio troppo sociologico, no? Che ponevo io e i miei colleghi ovviamente nei nostri studi. Però sono anche un agronomo, quindi per il mio background di formazione, ecco, devo dire che in tutte le ricerche che ho fatto queste tre competenze, cioè che ho cercato di mantenere sempre vive, sono stati fondamentali. Io credo che non avrei capito tutto quello che ho capito se non avessi messo insieme queste diverse competenze. E l'altra cosa è un approccio quindi non solo interdisciplinare ma transdisciplinare. Che vuol dire? Vuol dire avere la voglia, il coraggio, la capacità di calarsi in questi processi come ricercatori, alla pari di altri soggetti che comunque portano conoscenza. Non c'è solo la conoscenza scientifica dei ricercatori, c'è anche la conoscenza esperienziale, contestuale dei soggetti che queste cose le fanno davvero nella pratica. E mettendo insieme queste diverse forme di conoscenza veramente si riesce a fare tanto. Mi hai provocato? Grazie. Franco. Grazie Lorenzo. Nell'Ernae, che non ha confini, il ruolo dell'istituzione è più affidato alla politica comune della pesca dell'Unione Europea che alle realtà nazionali. Io però devo fare un attimo delle puntualizzazioni, perché invitandomi hai voluto rendere un po' giustizia al mare e alla pesca che, come diceva Demetropoulos, è subalterna allo strapotere della terra sul mare, nel mondo contadino, sui pescatori. Quindi dobbiamo dare qualche numero, erano pochi i numeri prima dati sul mare, per capire di cosa parliamo. La pesca in Italia è una realtà importante, ha una cattura di 170.000 tonnellate, ha un'acquacoltura che produce 140.000 tonnellate di prodotto e una dipendenza nella bilancia commerciale con l'estero di 440.000 tonnellate. Parliamo di circa 800.000 tonnellate di prodotto che ha intanto un proprio spreco, una propria perdita fisiologica di circa il 20%. Si perde perché non è venduta, si perde perché scade, si perde perché avanza. Non entro nei dettagli, non ne abbiamo il tempo, ma sapete che comunque è marginale, perché soltanto per il 6% l'alimentazione italiana dipende dalle proteine che provengono dal mare, per il 42% dalla terra animale, latticini, carni, per il 42% dai vegetali. Parliamo di poco, ma nella realtà è tanto. Al di là di questo, quindi di questo spreco fisiologico nel settore che va cercato, ricercato, studiato, trovato, c'è uno spreco a monte. Pensate che il 60% della pesca in Italia è fatta dalla pesca a strascico, un'altra alta percentuale dalla pesca ai pelagici. Questi sistemi hanno uno scarto di pesca notevole, in alcuni casi può superare il 50%. Questo scarto di pesca in buona parte è fatto da risorse immediatamente eduli, mangiabili. Non c'è un meccanismo economico che possa consentire o volere in questo momento che sia portato a terra, perché rispondiamo a rigide regole di mercato che possono essere interviste in quel quarterly capitalism, in quel capitalismo trimestrale, in quel meccanismo cieco e veloce che punta a rendere profitto in tempi brevi senza guardare la sostenibilità nei suoi dettati del lungo, del medio termine. Questo ci porta oggi ad avere uno spreco importante a mare e di dimensioni estremamente grandi, che in parte deve essere ridotto, ce lo dice la politica comune della pesca, con gli attrezzi da pesca più selettivi, in un'altra parte deve essere utilizzato. E poi
c'è un altro assente, c'è quel pesce che a mare non viene pescato, è abbondante, è tanto, non appartiene a quel 70% di risorse sovrasfruttate che ci dice l'Unione Europea abbiamo in Mediterraneo, e quel pesce è dimenticato, quel pesce non voluto, che deve essere preso e deve essere raccolto. Come si trasforma tutto questo in un mondo nella pesca e nella possibilità di farlo? Attraverso un percorso complesso. Tu hai cominciato con un insieme accuso, lo condivido, la ricerca è stata troppe volte connivente e consenziente con la volontà delle categorie della politica di celare il problema. E lo abbiamo detto e spesse volte ci piace dire lo avevamo detto. No, dobbiamo essere assolutamente intransigenti di fronte a questa possibilità, far emergere il gap e risolverlo. Ovviamente vi rendete conto, quasi tutto quello di cui parliamo è pesce che ha già un valore di mercato, che già è stato venduto. Dobbiamo combattere nel recupero alimentare contro lobby economiche precise. Deve essere fatto, non è possibile tollerare ulteriormente questo spreco. Qualcosa si sta facendo. In Sicilia, per esempio, il Dipartimento Pesca della Regione Siciliana ha siglato un protocollo di intesa con alcuni trasformatori, alcuni produttori, il WWF e il Banco Alimentare per recuperare gli esuberi che vanno cercati. Il mondo della pesca è così complesso, così articolato, dove le perdite avvengono in tutti i buchi di questa enorme colapasta, va trovato e ritrovato. In questa direzione la legge Gadda ci dà una grossa mano, soprattutto nel recupero di quelle risorse non utilizzate nell'ambito della trasformazione, della commercializzazione, ma dobbiamo fare un po' di più, dobbiamo rendere utile ed economico il poterlo fare. E avere soltanto uno slogan buonistico nei confronti della fame del mondo, uno slogan ambientalista nei confronti del territorio e delle perdite, probabilmente non è sufficiente. Bisogna trovare quei meccanismi che possono rendere questo un'attività obbligatoria e conveniente. Sta accadendo perché dal punto di vista dello scarto di pesca l'Unione Europea impone oggi riportarlo a terra, e una volta riportato a terra il suo smaltimento è onere del pescatore. Oggi quindi poter intervenire, recuperare questo scarto, rimetterlo nel sistema alimentare senza rendere profitto però al pescatore, se no diventerebbe una pesca fatta apposta, diventerebbe un recupero di risorse per poi essere vendute, è un percorso che può essere sostenuto e può essere fatto. Ci aspettiamo a questo punto che la ricerca insieme al decisore politico, nel momento in cui siamo all'inizio, perché poi alla fine della nuova programmazione, siamo all'inizio dei bandi del PON, dello sviluppo tecnologico, del POR, di Horizon, della nuova programmazione, voglia identificare in questi assi degli assi prioritari e li renda premiali. La ricerca in questo c'è e spero che non voglia continuare a dire queste verità a voce bassa. Okay, grazie. Bene, allora, intanto io comincio dicendo qualcosa sul rapporto, perché credo che sia anche doveroso farlo. Sul rapporto, secondo me, ha una serie di meriti che sono legati ai dati, alle analisi che vengono fatte, che diventano appunto, come è stato detto, un primo passo per una riflessione che sicuramente dovrà continuare e continuerà nei prossimi anni. Però credo, dal mio punto di vista, che il merito più grande di questo rapporto è che non guarda il problema dello spreco alimentare in sé, ma lo pone all'interno di una visione molto più complessiva e olistica del sistema alimentare, della questione del cibo, ponendo il cibo all'interno di quelli che sono i sistemi socio-ecologici che giustamente venivano richiamati prima. Da questo punto di vista mi ritrovo anche molto con quello che diceva prima Adanella Rossi, cioè anch'io sono agronomo, anch'io sono ricercatore universitario e per tanto tempo il nostro lavoro non è stato molto riconosciuto. Lei aveva più un approccio di tipo sociologico, io un approccio più di tipo ecologico. Oggi finalmente stiamo uscendo fuori da questa situazione e
diciamo, la ricerca sta assumendo un aspetto sempre più integrato, sempre più transdisciplinare, anche se in realtà poi in Italia questo aspetto è un po' difficile, perché nel momento in cui poi ci andiamo a misurare con le carriere universitarie, poi l'aspetto della transdisciplinarità, dobbiamo dirlo, insomma, paga poco, e quindi insomma, dobbiamo poi ritornare sempre alle nostre discipline di origine. Allora, un punto importante secondo me è che in tutti i rapporti che si occupano di spreco alimentare si dice, è stato detto anche stamattina, che il punto di partenza per combattere questo fenomeno è la prevenzione dei surplus produttivi, e questo richiede un cambiamento profondo nel sistema di produzione, distribuzione e consumo. Allora, la ricerca che gruppi come quello di Pisa, come il nostro, non solo, ce ne sono altri in Italia, hanno condotto su questi temi, ancora è fortemente minoritaria. Quindi abbiamo bisogno di più ricerca da questo punto di vista, ed è una ricerca che è una ricerca sito-specifica, cioè non possiamo fare ricerca in modo generalista, abbiamo bisogno di calare le nostre analisi sul territorio, e da questo punto di vista ogni territorio è differente, ogni sistema alimentare è differente, quindi abbiamo bisogno di più ricerca da questo punto di vista. L'altra cosa interessante è che, anche qui concordo con Daniela Rossi, è che queste innovazioni e in fondo anche la legge, che è un'ottima cosa, ma che è stata promulgata nel 2016, quindi da pochissimo, come già è avvenuto per esempio per l'altra questione dell'agricoltura sociale, vanno a raccogliere una serie di innovazioni che sono partite dal basso, che sono partite all'interno del mondo produttivo, del mondo contadino, o all'interno del mondo comunque della società civile. E quindi vanno sia la ricerca che le istituzioni, da questo punto di vista, sono andate un po' a rincorrere quello che avveniva già nella realtà. Dico un'ultima cosa, poi passo la parola, e se c'è poi il tempo di un secondo giro mi riservo sulle politiche di dire delle altre cose. Allora, noi in Italia siamo il paese del buon cibo, o almeno così siamo convinti, e in parte è sicuramente vero questo. Siamo sommersi da trasmissioni televisive sul cibo, ma che non affrontano assolutamente questi argomenti, non affrontano il cibo dal punto di vista sociale, economico, ecologico, non vanno al cuore dei problemi. Spettacolarizzano il cibo, lo trasformano in qualcosa di in uno show da mostrare alle persone sedute sul divano davanti alla televisione. In realtà la realtà è abbastanza differente. Per esempio, ci sono una serie di lavori che vanno a misurare con degli indicatori la posizione dell'Italia sulla questione del cibo. Non siamo messi poi così benissimo. Io ingenuamente mi aspetterei che l'Italia sia al primo posto in tutto sulla qualità, sulla produzione, sulle politiche, ma in realtà non è assolutamente così. Se ci vogliamo limitare al problema dello spreco, in un indice che calcola un istituto di ricerca privato, noi complessivamente siamo al sesto posto, che è un ottimo posto, ma mi aspetterei che non fossimo sesti ma fossimo primi, visto il primato che abbiamo di prodotti DOP, IGP, nel biologico, eccetera, eccetera, siamo sesti, ma sulla questione dello spreco siamo noni. Quindi evidentemente abbiamo molto da recuperare ancora su questo aspetto, e quindi la ricerca da questo punto di vista può fare molto. Ok, grazie. Aspetta, una domanda sul rapporto tra istituzioni e ricerca. Allora, il primo è il tema della costruzione del senso, che è una cosa che ti coincido, ho apprezzato molto da vostra ricerca, ce lo siamo già detti in altri momenti, ma lo ridico qua, perché questa ricerca mette insieme cose molto diverse, come trattamento delle questioni, ma anche come temi, no? Dati, numeri, statistica a diverso livello, esperienze e indicazioni di policy, dove dentro nelle esperienze, se voi avrete la pazienza di guardare la ricerca, ci sono molte cose
tante quante ce ne sono nei dati, almeno. Perché lo dico rispetto al questo tema della costruzione del senso? Nel senso che una cosa che io trovo che manchi abbastanza, soprattutto certamente sul tema dello sviluppo sostenibile nelle sue tante dimensioni, è qual è lo spazio pubblico entro il quale si costruisce la domanda di ricerca. Mi viene in mente questa cosa anche perché qui in sala c'è qualcuno che ha avuto, diciamo, una lunga storia dentro anche le agende 21 locali in Italia e, come dire, lo sviluppo sostenibile ce lo raccontiamo da 30 anni. Non c'è, dal punto di vista della ricerca in Italia e della connessione tra politiche e ricerca, non possiamo dire di essere così dinamici. Abbiamo un sacco di cose interessanti, ma molte esperienze sono state fatte proprio perché c'erano nelle città, nei territori, c'erano delle persone che facevano delle cose, no? E infatti si è lavorato tanto sul tema delle buone pratiche, che ovviamente è una delle forme della ricerca, no? Che negli ultimi decenni la ricerca non è solo top down, è anche contaminazione e disseminazione, quindi diciamo la retorica della buona pratica è una delle retoriche della ricerca, no? Ma anche una delle retoriche della costruzione delle politiche. Tutto bene, va benissimo, non si vive solo di buone pratiche. E quindi non è sempre molto chiaro sui temi di sviluppo sostenibile quale sia lo spazio pubblico entro il quale si costruisce un'esplicita domanda di ricerca a valle di un esplicito processo di consultazione, coinvolgimento, discussione, dibattito. Questa cosa non è così precisa. Nella forma dell'università questa cosa è molto precisa. Guardate, dedicate un paio d'ore anche solo su internet a vedere nei dipartimenti delle università italiane chi si occupa di sviluppo sostenibile in senso integrato, come anche i nostri amici di ISPRA di questa ricerca lo dicono, perché bisogna tenere insieme tutte le cose e non è la somma delle discipline. Da questo punto di vista il ruolo delle istituzioni è molto interessante, perché io non sono affatto convinto che le istituzioni siano più indietro su molte cose, se non avessimo appunto delle sperimentazioni, delle buone pratiche, delle iniziative che poi diventano anche programmi, piani, in qualche caso anche leggi, le istituzioni conducono, guidano l'innovazione, no? Tra l'altro sui temi della sostenibilità sono veramente storie di istituzioni legate a un dialogo con la società, dove ahimè spesso questo muro tra ricerca e istituzioni non si abbatte. Dico queste cose un po' flash, se ne potrebbe parlare di più, ma i minuti sono questi. Quindi il primo tema è quello della costruzione del senso. Qual è lo spazio pubblico entro il quale si costruisce un senso generale delle politiche di sviluppo sostenibile? Questa cosa va un po' ragionata. Questa cosa è legata al secondo tema, che è quello dei dati. Ci diciamo spesso non abbiamo i dati, è vero. Per fare questi lavori sul Planetary Boundaries, Rockstrom e tutte queste persone, è vero che bisogna maneggiare grandi dati, grandi quantità di dati, bisogna correlarli, ma il tema è che chi maneggia un po' i dati sa, o dovrebbe sapere, che il dato risponde a una domanda. La raccolta di dati, soprattutto se lo fa un'istituzione risponde a una domanda o comunque compartecipa alla costruzione di una domanda, quindi si costruiscono dei dati quando c'è una domanda. Il tema che, ancora una volta, questa ricerca, quindi secondo complimento che vi faccio, è che prova a mettere sul piatto, siccome ha dietro il tentativo di costruire una visione integrata delle cose, costruire una domanda, cioè per ragionare di spreco abbiamo bisogno di costruire una domanda pubblica in cui copriamo alcuni buchi conoscitivi che noi abbiamo. Nell'esperienza della Food Policy di Milano, 2 anni e mezzo, 3 anni fa, insomma, abbiamo fatto questo primo esperimento di costruire un'immagine complessiva di che cos'è il sistema alimentare della città di Milano a scala metropolitana, ed è un gran problema perché alcune delle domande fondamentali di conoscenza a cui tutti noi vorremmo rispondere non hanno una risposta sui dati, perché non si ritiene che pubblicamente che queste cose siano degne, cioè il rapporto produzione-consumo, città-campagna, filiera corta, filiera lunga, queste cose ce ne occupiamo da tanti anni, ne abbiamo ragionato con tantissime persone. Nel momento in cui abbiamo dovuto tirare fuori dei dati relativi a quel territorio, ebbene, siccome il sistema alimentare è fondato su altri principi, non sappiamo in una città che è una città qualunque, il Milano è una città qualunque da questo punto di vista rispetto all'Italia. L'Italia ha tantissimi dati, ma non sappiamo quanto viene prodotto e dove viene venduto. Lo possiamo fare in modo qualitativo seguendo alcune filiere, alcuni prodotti, facendo delle interviste, ma un'altra cosa. Non sappiamo bene dove venga prodotto quel prodotto lì, con quali camion venga portato in giro, eccetera. Ci sono dei modelli, ma non c'è.
Lo stesso sull'obesità, la relazione tra obesità, sovrapproduzione, eccedenza alimentare nel senso di eccedenza del consumo. Insomma, ci sono tante cose che rispondono a dei bisogni che tutti noi, delle cose su cui noi siamo sensibili, su cui però non c'è un'esplicita domanda pubblica, e quindi non è che non ci siano dei dati, molti dati non ci sono, ma non sono aggregati perché servono per costruire delle politiche per cambiare queste cose, ed è un altro tema. L'ultima cosa, l'ultimo e terzo punto, quindi il ruolo dell'istituzione è innanzitutto togliere il tappo della discussione. Ci sono dei mondi, terzo complimento. Aspetta, che vi faccio. Sulle istituzioni? Te lo faccio, lo dico dopo? Sì. Però la domanda era su ricerca e istituzioni. Vabbè, la su ricerca, dopo. Secondo invece sul ruolo dell'istituzione. No, quindi allora, semplicemente l'istituzione, cioè avviare dibattiti pubblici tra tutti gli attori coinvolti su un tema, esplicitare le domande di ricerca. Quindi il ruolo dell'istituzione come facilitatore della domanda, di costruzione della domanda di ricerca. Questo è un tema che secondo me è rilevante in questo binomio che dicevi, ricerca e istituzioni. Ok, invece sulla intanto su questa questione, no, della multidisciplinarità o multisettorialità, mi viene in mente un bellissimo rapporto pubblicato dall'Agenzia Olandese per la Protezione dell'Ambiente che riguarda il tema della conservazione della biodiversità. Questo rapporto è stato voluto dal direttore di questa agenzia, è basato sui contributi di 6 filosofi, fra cui uno che ritorna spesso nel contesto ambientalista, Bruno Latour, che si interrogano su che cosa abbiamo fallito finora nella conservazione della biodiversità. Ed è un libro davvero interessante che porta una critica feroce nei confronti anche, insomma, dei biologi, naturalisti, degli specialisti che hanno guardato alla conservazione della natura, insomma, una prospettiva un po' troppo riduzionistica e meccanicistica, troppo limitata, perdendo di vista altre cose che invece sarebbero state più utili per affrontare la questione della perdita di integrità biologica. E quindi questo è un primo segnale. Poi invece ieri sera mi capitava di, insomma, dovendo valutare i progetti comunitari Horizon, una proposta interessante sempre sulla conservazione della natura fatta anche in questo caso da un gruppo di sociologi, filosofi e anche agronomi, eccetera, che introducono concetti nuovi, poi bisogna anche come ricercatori, uomini e donne di scienza, interrogarsi, no? Ci sono alcuni concetti come mai sentito di de-domestication, oppure di nuove relazioni umano-animale, che insomma devono essere, insomma, raccolti anche, insomma, per impostare nuove vie, nuovi approcci alla conservazione e poi anche alla protezione dell'ambiente in generale. Detto questo, la seconda domanda invece sul ruolo delle istituzioni. C'è una parte che mi riguarda, mi interessa molto, questo concetto di non-state organizations. L'accordo di Parigi introduce in maniera, insomma, forte il ruolo di queste non-state organization nella soluzione, in questo caso, dei cambiamenti climatici. E questo concetto è incluso anche nell'enciclica papale, scritto, come forse sapete, da questo straordinario scienziato che si chiama Hans Joachim Schönhuber. Allora, qual è il rispetto a questo tema dello spreco alimentare? Innanzitutto il ruolo delle istituzioni, quindi forse per riprendere anche il suggerimento di Andrea, e poi anche quello delle non-state organizations e le relazioni fra questi due attori. Danilo, non so se vuoi iniziare di nuovo tu questo giro. Come vuoi. È una domanda difficile questa. Credo di aver capito, cioè, andiamo verso un concetto forse di istituzione diffusa, no? Se vogliamo, condivisa tra più attori. Questa è l'altra parola chiave, è affrontare questi problemi in una dimensione multiattoriale, no? Che si sente sempre dire, ma è veramente ha una portata enorme, cioè la capacità di inventarsi, o meglio, di essere flessibili nell'uso dei ruoli, quindi state organizations, non state organizations, il ruolo che soggetti diversi possono comunque svolgere nel portare avanti determinati percorsi di, in questo caso, di cambiamento positivo, no? Di innovazione. E penso che tutti possano concorrere a,
a fare dei pezzi di cambiamento e a farli insieme, di tutti quei pezzi di cambiamento di cui, anche Ceccarese diceva prima, c'è comunque necessità. Molto spesso un approccio non tradizionale, no? L'istituzione, se è questo, perché magari sono un po' impreparata sul tema, però penso che sia questo, è quello premiante. Noi abbiamo, vi racconto, cioè una bella, mi ha fatto venire in mente ora Ceccarese parlando di agrobiodiversità, una delle esperienze che sto vivendo come ricercatore ma nel rapporto con le istituzioni più interessante è in un lavoro che sto facendo su proprio le tematiche della conservazione, della valorizzazione dell'agrobiodiversità. Ecco, le cose più interessanti stanno venendo proprio fuori da soggetti che si fanno carico di percorsi e di azioni che forse potrebbero essere di tipo istituzionale, ma che vivono, diciamo, queste azioni in modo diffuso. Quindi è come se fosse un'uscita dai ruoli, no? È un'assunzione condivisa dello stesso ruolo. Sono stata a un convegno qualche giorno fa in cui le istituzioni, le state organizations, le istituzioni pubbliche, ringraziavano le non state organizations della capacità di fornire loro un percorso, no? delle traiettorie di cambiamento e di sviluppo, e sulle quali ridisegnare completamente politiche importanti che coinvolgono i livelli locali ma che poi si verticalizzano, se volete, no? Fino a livelli importanti, a livelli nazionali e oltre. E quindi c'è questa maggiore, secondo me, dinamicità, no? Maggior capacità di compenetrazione tra livelli diversi, cioè a livello orizzontale si possono sviluppare grandi percorsi di innovazione che vedono soggetti che prima avevano dei ruoli cristallizzati essere molto più compenetrati, no? Avere capacità di interazione, e poi queste dinamiche verticali che portano a creare delle politiche a partire magari da percorsi di forte innovazione che si sviluppano invece in contesti non istituzionali o semi-istituzionali. Grazie. Io credo che bisognerebbe cominciare a guardare molte cose dal basso. C'è sempre il grande lamento della ricerca della pochezza di fondi, la mancanza di informazioni, ma molto spesso le cose si sanno, sono state dette, l'istituzione è anche la massima buona volontà nel portarla avanti, ma la catena si interrompe da qualche parte, a volte per miracolo, a volte non si capisce perché. Si può ricominciare molto spesso dal basso. In molte cose noi, anche nel mondo della pesca, stiamo lavorando dai consumatori, cominciando dal rifiuto del consumatore verso un pesce illegale piuttosto che cercare di fermare la pesca illegale. Se il consumatore riusciamo a trovare i modi, i sistemi, e questo mi sembra un buon punto di partenza, perché questo rapporto non si fermi in un tavolo nobile, in un percorso attento, ma possa raggiungere veramente le persone nelle case con quei sistemi nuovi, 2.0, molto smart, molto veloci, probabilmente riusciamo a fare qualcosa, cioè ripartendo dalla base a dare la coscienza alle persone. Il Banco Alimentare, per esempio, faceva una piccola cosa ma molto interessante, distribuiva piccoli box per fare i doggy bag, per dire alla gente che non è vergognoso portarsi a casa la metà di una coscia di pollo non mangiata in un ristorante, ma è giusto e doveroso. Ecco, rompere questi gap, rompere alcuni miti, raggiungere con tutti i sistemi che abbiamo la persona primaria a casa e dirgli e chiedergli le buone pratiche, rifiutare quelle cattive, a volte può essere molto più importante che lamentare la non adozione da parte delle istituzioni delle regole o l'assenza di ricerca. Okay, grazie Franco. Andrea, io vorrei che ti parlassi anche un po' di food policies. Poi è lunga, volevo essere più breve, visto che prima avevo parlato di istituzioni. Vediamo. Allora, provo a mescolare delle cose. Prima è stata usata la parola innovazione sociale, io vengo appunto da Milano, che è quel luogo, magari anche io amo Milano, sono nato a Milano, amo tantissimo la mia città, ma è un po' quel luogo fastidioso dove bisogna per forza parlare un po' di inglese, per cui non si dice innovazione sociale ma si dice social innovation, no? Sta succedendo un po' tante cose su questo tema a Milano, devo dire che questo potrebbe essere una delle risposte, cioè
nella mia città anche quella che abbiamo chiamato appunto fastidiosamente food policy, non è colpa mia, io volevo chiamare la politica alimentare, ma siccome c'era ecco, come dire, social innovation. E quindi la costruzione di una strategia alimentare per la città che usi il cibo come punto di vista per orientare tutte le politiche del comune, perché anche il comune ha a che fare con il ciclo alimentare. Se voi chiedete a un sindaco, voi lavorate per il ciclo alimentare, dice no. In realtà, perché appunto, uno dei temi che dicevo prima, come rispetto ai dati, devi avere una domanda per la costruzione dei dati e devi avere il cibo in mente nella sua visione sistemica per capire che un comune pianifica il territorio e quindi ha a che fare con la gestione delle aree agricole, si occupa di commercio, di politica dei trasporti, si occupa di educazione, le mense scolastiche, di ambiente, eccetera, eccetera. Tutte componenti del sistema alimentare. Questo detto in modo molto, molto, molto zippato. Questa piccola aneddoto sull'inglese era per dire che il ruolo dell'istituzione, non so se Milano in questo momento stia veramente facendo delle cose super innovative per migliorare la sostenibilità del sistema alimentare e per ridurre gli sprechi, lo sta facendo, ma in questo modo, in questo momento voglio farla un po' di critica, ma una cosa interessante che sta facendo è che ha fatto in questi anni è togliere il tappo rispetto a tutto ciò che dal basso sta venendo fuori. Cioè la qualità delle politiche l'istituzione rappresenta la società, la deve rappresentare tutta, ci sono parti innovative che ricostruiscono le domande e costruiscono delle risposte, quindi il ruolo delle istituzioni è anche quello di togliere il tappo a tutti i soggetti che ricostruiscono le domande e quindi costruiscono una dimensione di senso che quindi può essere anche pubblica, soprattutto se sono soggetti che lavorano in una dimensione pubblica e pubblico non è statale, pubblico e statale, insomma, bisogna di aver letto Habermas per saperlo, ma dovremmo pensarci sempre un po', e anche il tipo di risposte sono risposte pubbliche. Allora un tema del ruolo delle istituzioni rispetto alle non-state organization è un po' questo, cioè togliere il tappo e costruire dei contesti di facilitazione perché chi lavora in rete con soggetti e ricostruisce domande e costruisce risposte possa farlo, e questo è un esito di politiche pubbliche. Quindi questa cosa la direi in modo fondamentale, potrei ovviamente raccontare molto più anche di quello che stiamo facendo, però forse non è questo il momento, ci vuole magari più tempo, però insomma questo tema lo pongo, insomma, il ruolo dell'istituzione come facilitatore di altri soggetti che ricostruiscono la dimensione pubblica della risposta. Grazie. E per ultimo Davide, che voglio ringraziare qui pubblicamente perché ci ha dato una grande mano nella costruzione di questo rapporto, fornendoci una lettura critica molto molto importante. E a lui insomma, il compito adesso di fare l'ultimo intervento di questa seconda tornata. Allora, per me è stato un piacere leggerlo, impegnativo, non, senza dubbio, ma insomma, mi ha anche fatto imparare un sacco di cose. Mi ha dato la possibilità di approfondire alcuni aspetti. Allora, il ruolo delle istituzioni. Intanto, chiaramente noi abbiamo questa legge del 2016 che dice delle cose importanti, sarà interessante capire cosa veramente sta facendo questo tavolo, quindi questa trasparenza. Buongiorno a tutti, mi piace per poter essere presente con voi a discutere sulla presenza. Potrei dire Ubi Maio, Mino Cesat, ma se deve partire l'intervento di Andrea. Quindi insomma, dicevo, il tavolo, quando nel momento in cui diventerà trasparente, come diceva oggi il dottor Presenza, quindi capiremo cosa sta facendo, insomma, chiaramente crediamo totalmente a quello che dice lui su quello che viene fatto, capiremo meglio per esempio come questo tema dell'educazione alimentare, l'educazione al consumatore che diceva anche Franco prima, verrà sviluppato. Ma io credo che una delle cose più interessanti che possono fare oggi le istituzioni, che si possono fare con le politiche pubbliche, è quello di sostenere quello che ha fatto
Andrea Segre a Bologna, e che è stato detto che è stato imitato poi in molti posti, però noi oggi abbiamo due problemi che possono, su cui possiamo incidere in maniera efficace. Uno è quello dello spreco, ovviamente, l'altro è quello di creare dei posti di lavoro, perché quello che si fa a Bologna, il recupero del, diciamo, la startup che ha inventato Andrea Segre è una startup che funziona, e dobbiamo dire, ahimè, da un lato, ma per fortuna dall'altro, c'è uno spazio perché questo possa essere replicato in molti altri posti d'Italia. Quindi oggi è stato citato, ci sono molti ragazzi in sala, alcuni sono quelli del mio corso di scienze enogastronomiche qui a Roma. Io allora lo dico sempre: c'è un grande spazio per poter fare delle cose nuove, per potersi inventare dei mestieri. Allora, quello che potrebbero fare le istituzioni pubbliche da questo punto di vista è fare dei bandi per start-up, che vengono fatti in genere, per esempio la Regione Lazio ne fa una serie, ma dovrebbero essere specifici su questo tema, su questo settore. Questo aiuterebbe molto. Un altro tema, secondo me, importantissimo, che rientra nel concetto di spreco più generale, che viene giustamente richiamato all'interno del rapporto, è quello di cercare di coltivare la terra che viene abbandonata. Abbiamo un patrimonio immenso che viene abbandonato, su questo ci sono delle politiche pubbliche, probabilmente non sono ancora efficaci. Questo significa dare poi anche prospettiva a giovani che vogliono entrare nel mondo produttivo della produzione agricola e quindi produzione alimentare. Ultima cosa, quello relativo alle non-state organization. Noi nel settore ambientale, di cui mi occupo io, su quelle cose di cui mi occupo, ma anche nel settore della produzione alimentare, nella gestione delle risorse naturali, perché poi l'agricoltura questo fa, gestisce risorse naturali per produrre cibo, a livello internazionale da almeno una ventina d'anni, quindi una quindicina d'anni, si è cambiato completamente atteggiamento, cioè si è riconosciuto che i popoli indigeni che hanno sempre vissuto in determinate aree sono quelli che hanno i modelli migliori per gestire la biodiversità, la conservazione della natura, per gestire i modelli alimentari. Perché? Perché li hanno selezionati, è stato un adattamento sociale alla natura che è durato millenni. Allora, quello che noi possiamo fare è questo, cercare di imparare da i popoli indigeni. In Italia non abbiamo popoli indigeni nel senso proprio del termine, ma abbiamo comunque tutta una serie di tradizioni e di modelli contadini, soprattutto nelle aree interne, nelle aree più marginali, che possiamo, da cui possiamo imparare parecchio. Okay. Io inviterei Giovanni Brunelli del Ministero dell'Ambiente, dirigente all'interno di questo ministero, fare un piccolo intervento anche per onorare i padroni di casa. Vieni qua. Grazie Davide. Molte grazie Lorenzo. Dovendo parlare in questa tavola rotonda del rapporto con le istituzioni, in particolare ricerca istituzioni, come istituzione mi sento chiamato in casa, quindi mi sento di dover fare questo intervento. Si è parlato molto di come le istituzioni vanno a attuare una politica che richiami la sostenibilità. Dico sostenibilità e il retropensiero che ho è agganciarmi al tema di questo convegno sullo spreco alimentare. Per essere molto breve, dico semplicemente questo. Da molti anni mi occupo di politiche ambientali qui al Ministero e quindi ho avuto modo di vedere trascorrere storicamente negli anni '80 il rapporto di Brundtland, di Harlem Gro Brundtland, la prima ministra norvegese, che ci parlava del nostro futuro comune. Ha posto un problema. Dopo, negli anni 90, il summit di Rio de Janeiro, il summit Earth Summit, il summit della Terra,
ha capito che il problema della sostenibilità doveva essere fortemente e velocemente indagato per motivi di che abbiamo un solo mondo, per motivi che i confini di questo mondo sono abbastanza stretti rispetto all'espandersi del nostro modello di sviluppo. Dopo di Rio de Janeiro si è avuto Johannesburg e poi vorrei venire velocemente a quello che è già stato citato di settembre 2015, due anni fa, il lancio a New York all'ONU dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile. Bene, abbiamo un quadro molto maturo. Ricordo poi che dopo tre mesi a dicembre si è avuta la Parigi, quindi adesso abbiamo un quadro molto maturo per quelli che vengono chiamati i decisori politici, per chi governa, un quadro molto maturo per costruire politiche di sostenibilità. E quindi in Italia cosa si sta facendo? L'Italia ha avuto un ruolo nel negoziare l'Agenda 2030 a New York, nel senso che insieme al Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Ambiente ha rappresentato le posizioni nazionali su come deve essere concepita uno sviluppo. Peraltro, fra parentesi, l'Italia è stata la promotrice del fatto che si chiamasse Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Prima si chiamava Agenda 2030 per lo sviluppo. Questo è sostanziale. A ottobre, un mese fa, il ministro Galletti ha presentato alla Presidenza del Consiglio, ai suoi colleghi, la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile. Una strategia molto complessa, che si occupa di ambiente, si occupa per definizione di cose molto complesse, chi si occupa di sviluppo sostenibile complica ancora di più questa complessità, perché oltre a questioni ambientali occorre parlare anche di questioni sociali ed economiche. Ancora. Questa strategia nasce direttamente dall'Agenda 2030 e volendo indagare il rapporto istituzioni-politica, mi sento di dire questo, richiamandomi all'Agenda 2030 e prendendo spunto anche con quanto diceva Andrea Calori nei suoi precedenti interventi. L'Agenda 2030 ha dei numeri molto precisi, 17 goals, 169 sub-goals, il 15 quello, il 12 barra non mi ricordo cosa, quello che riguarda lo spreco alimentare, ha 100, una famiglia di più di 220 indicatori che nascono dalla commissione statistica dell'ONU, passano attraverso commissioni regionali come le commissioni regionali dell'ONU, passano attraverso l'Eurostat per quanto ci riguarda, arrivano all'Istat che deve concepire degli indicatori di sostenibilità. Sempre per essere molto pratici, per capire cosa sta facendo il governo, non solo il Ministero dell'Ambiente. Ricordo che questa agenda di sviluppo sostenibile nazionale sarà gestita dal governo. Tanti auguri al governo e a tutti noi, perché è una cosa molto complessa. Comunque, cosa dovrà gestire? Dovrà gestire, per parlare del rapporto scienza e istituzioni, e per fare un esempio particolare, una legge del 2016 che ha innovato le procedure per costruire il DEF, il documento di economia e finanza, ha previsto che nella grande famiglia di indicatori che definiscono gli obiettivi da raggiungere con il DEF ci siano anche i cosiddetti BES, gli indicatori di benessere equo e sostenibile, che guarda caso fanno parte di quella grande famiglia dei 142 indicatori di cui parlavo prima, quindi che sono in coerenza con gli indicatori che l'ONU ci dice usateli, adattateli a livello nazionale e applicateli nelle vostre politiche. Stiamo facendo questo. Per venire ancora più nel dettaglio del tema dello spreco alimentare di questo convegno, interessantissimo, complimenti a ISPRA per il rapporto, mi viene da dire che nel 2019 saranno proposti 12 indicatori BES di benessere equo e sostenibile. BES deve ricordare l'antagonista del PIL, andare oltre il PIL, andare con indicatori che misurino veramente la sostenibilità di una società, di un evolversi. Fra questi indicatori è stato proposto, e dovrà indagarlo il governo, il MEF, gli altri ministeri,
con le indicazioni dell'Istat, un indicatore che richiama l'obesità. L'indice, non so per dirvi come è espresso questo indice, ma è previsto che venga indicato un indice di obesità, individuando nell'obesità un indicatore che deve andare a essere modificato per andare in direzione dello sviluppo di un benessere ecosostenibile. Dentro il DEF, dentro un documento che è quello principale delle politiche economiche nazionali. Ecco, questo per dire che il rapporto fra istituzioni e ricerca diventa molto concreto nel momento in cui la canalizzazione delle politiche planetarie, comunitarie, ovviamente l'Unione Europea si sta occupando di essere coerente con l'Agenda 2030, vanno a dare delle indicazioni sempre più stringenti. Siamo a questo livello, per cui il lavoro da fare può essere organizzato molto meglio avendo, come diceva appunto Andrea Calori, a disposizione un sistema, un milieu, un ambiente che facilita l'individuazione di quali sono i settori da indagare. Lo sviluppo sostenibile deve essere indagato non solo dagli economisti, non solo da agronomi, ce ne sono tanti. Quattro in questo tavolo, no? Direi. Di più? A questo tavolo. Deve essere indagato da qualcosa di molto complesso. È chiaro che non può esistere una materia che si chiama sviluppo sostenibile, o meglio esiste, ma deve avere molte ramificazioni, molte specializzazioni. Per concludere, visto tutto sommato ne approfitto della presenza più volte citata di quelli che sono stati chiamati i nostri giovani, comunque sono i ragazzi più giovani che frequentano le scuole, vorrei dire questo, occorre tenere molto presente le prime pagine dell'Agenda 2030. Il testo è in inglese e nelle prime pagine si legge di un paradigm shift, ovvero della necessità di un cambio di paradigma. Tutte le politiche, tutte le idee che possono venire ai cosiddetti decision maker devono sottendere, deve esserci un retropensiero in chi attua le politiche, di una cosa complicatissima e sinceramente molto pericolosa per i politici, che è questo paradigm shift, questo cambio di paradigma. E parlando di spreco alimentare, è evidente che questo cambio di paradigma è assolutamente necessario. Scusate se mi sono intromesso in una tavola rotonda, ma...